in questo momento non dobbiamo mollare, questo è il momento per stringere i denti e cercare di fare risultato su ogni campo, già da domenica anche contro la Juve, però dobbiamo crederci perché solo facendo più vittorie possibile possiamo sperare una salvezza. In queste due partite il tuo apporto è stato fondamentale. Il mio come quello di tutta la squadra, io cerco di fare il massimo sempre, poi è normale che si può far bene, si può far male, però ecco, l'importante è che la squadra riesca a fare risultato, l'aspetto personale viene in secondo piano, però siamo stati bravi a mantenerci equilibrati e a non aprirci e non concedere nulla, tranne quei due episodi nell'ultimo minuto che vabbè, il rigore non ne parliamo perché è incredibile, però su gol siamo stati un po' disattenti, ma credo che al 92esimo sul 3-0 ci può anche stare dopo quello che abbiamo fatto. Più che rabbia credo delusione, perché sapevamo che arrivavamo da un momento non positivo, abbiamo incontrato una squadra che aveva bisogno assolutamente di punti e abbiamo affrontato gran parte della partita in 10 contro 11. È stato fondamentale credo il primo gol di Tiribocchi, da lì per loro è stata una partita in discesa. Purtroppo siamo ancora lì a rincorrere, però ci credevamo prima quando non riusciamo neanche a vincere, ora abbiamo vinto due gare in 3 giorni, quindi siamo ancora più convinti di potercela fare, insomma. Ora ci va bene, diciamo, la prima occasione riusciamo a far gol, l'episodio ci gira a favore invece che contro come tempo fa, e quindi poi riusciamo a esprimerci meglio. Una splendida partita, peccato che sei partito alla panchina. È stata quella programmata. No, sì, dai, sono contento, io ormai sono abituato a queste scelte tecniche. Sì, tutta una carriera, parlavo con Sergio prima, sto facendo la carriera dell'ortolano. E quando cade il cetriolo va sempre a me, però, capito? Quindi vabbè, è così. Ormai io ho 32 anni, so come funziona. Mi fa piacere però entrare, magari fare gol e essere determinante per la squadra. Però dai Simone, ora sono 8. Ora sono 8, sì. E tante volte passa un po' in secondo piano perché purtroppo la squadra non va come deve andare, mi sarebbe piaciuto più farne 8 e avere l'Atalanta a metà classifica piuttosto, anzi anche 5 con la squadra a metà classifica piuttosto che 8. Speriamo di continuare a fare gol e punti. Il momento no, speriamo di rialzarci con l'aiuto di tutti, cerchiamo di far gruppo, però abbiamo di nuovo perso e siamo stati in 10 per non so quanto, per più di tanto. Era il 15esimo del primo tempo. La partita, quindi è normale, è difficile. Poi il risultato è stato quello che è stato. In questo momento sicuramente le cose non ci vanno bene, ripeto, un po' non ci vanno bene, un po' ce le cerchiamo, e oggi la squadra era partita anche molto bene e credo che potevamo fare una buona prestazione, un'ottima prestazione in 11, in 10 è normale che hai delle difficoltà, ma in futuro intanto vediamo di fare qualche punto col Cagliari, poi vedremo. Due belle vittorie che ci mettono sopra un gradino, però il gradino più importante è ancora lontano. Noi dobbiamo continuare con convinzione a lottare, a creare anche queste condizioni di gioco e di voler fare la partita. Speriamo di riuscirci sempre perché non abbiamo tanto tempo, abbiamo 4 trasferte sicuramente molto delicate, difficilissime, e 4 partite in casa altrettanto difficile, un calendario pesante. Viviamo domenica per domenica e consapevoli che insomma in questo momento abbiamo una buona condizione, possiamo anche giocare, non dico partite sfacciate, però giocarcela per giocarcela a questo punto vale la pena.